Questo 2021 si chiude per i Cagliari con una umiliazione. Perché dico che si chiude? Perché effettivamente per quella che potrà essere la gara con la Juventus, la vera sfida, quella importante, era quella con l'Udinese. Purtroppo il Cagliari l'ha buttata al macero, mostrando un po' tutti i suoi limiti e tutta la sua scarsità davanti a una squadra che col cambio di allenatore sta volando, letteralmente sta volando. Il Cagliari invece è nelle mani di diversi giocatori che effettivamente non ne hanno più, che fanno errori elementari, veramente elementari, roba da mettersi le mani nei capelli, e insomma il risultato non può che essere quello che è maturato alla Unipol Domus. Io sono Simone Spada, giornalista di Nemesis Magazine da 2 anni, vi racconto le partite del Cagliari su questo canale e vi invito a iscrivervi. Ovviamente, come ogni volta, e mai mi era capitato di dover parlare di una partita del genere, perché sì, una squadra può perdere 4-0, però non in queste condizioni. Non può perdere non giocando praticamente, chiudendo il primo tempo sullo 0-2, andando sullo 0-4 nel secondo tempo, addirittura Marin è espulso, quindi una confusione tattica pazzesca, giocatori che hanno sbagliato tantissimo ed è incredibile. Qualcuno mi dirà, ma i nomi non vanno fatti, però secondo me vanno fatti e sono quei nomi che insomma a gennaio devono cambiare aria. Uno su tutti Godin, apparso irriconoscibile, quasi come se stesse giocando contro la squadra. Non ha giocato contro la squadra, però il suo atteggiamento è apparso, diciamo così, molto deficitario, tanto deficitario contro la sua stessa squadra. Ma non solo, abbiamo avuto Dalbert, abbiamo avuto Marin, abbiamo avuto tutta la difesa, Cepitelli anche oggi. Cioè, è una cosa inguardabile, veramente inguardabile. L'unico che stava reggendo, cioè Carboni, è stato tolto. L'unico che ha retto veramente è stato Grassi, pur con qualche, diciamo così, qualche errore, però è l'unico che ha cercato in qualche modo di giocarsela. Un pochino Pavoletti e Joao, però troppo poco. Se non sei sostenuto è troppo poco. E a sostenerli deve essere l'allenatore. Per quanto si possa voler bene a Mazzarri, per quanto insomma la sua carriera parli per lui, a Cagliari ha dimostrato forse di non essere rientrato bene nel calcio che conta. La squadra non ha gioco, al di là che non abbia un regista, però non ha gioco. Non si può basare solo su lanci lunghi, su questo pseudo pressing che di tanto in tanto si vede, però in altri momenti non si vede, sulla tanta confusione messa in campo con giocatori che magari vengono messi fuori ruolo, che non riescono ad agire come dovrebbero. Insomma, la situazione è molto grave, tanto grave, perché uno 0-4 in casa contro l'Udinese non può essere giustificato e giustificabile. Quindi a questo punto la società, se non l'allenatore stesso, devono prendere una decisione, anche se, anche cambiando allenatore, non so cosa possa cambiare in questo momento. La squadra, quella è. A gennaio bisognerà mettere mano almeno a metà rosa, almeno a metà, se ci si vuole salvare almeno a metà, perché siamo alla fine del girone d'andata e la situazione è molto molto grave. Ragazzi, purtroppo altro non vi posso dire, non ci saranno promosse bocciate perché insomma lasciano un po' il tempo che trovano, ci rivediamo in questi giorni e speriamo che ci sia qualcosa di meglio di quello che è stato proposto alla Unipol Domus e che ha fatto uscire tantissimi tifosi prima che finisse la partita. Alla prossima.